Io sto già girando, quando vuoi prendere. Maestro, consegne di chiavi della città, cittadinanza onoraria, ma soprattutto su quel tavolino, la sua opera omnia. Lei sembra circondato da un clima di grande celebrazione, di grandi incontri. Lei avverte come dei lacci, come dire, come delle gabbie. No, no, io proprio da tempo non appartengo a questo mondo. Si immagini un morto, sul cui tumulo erigano dei monumenti. Come si comporta il morto? Mo subisce, i morti subiscono. E se, morti sono indifferenti, ma non credo, credo che i morti siano morti. No, una cosa si può dire che, essendo io più un barbaro con simpatie neoclassiche, non starei proprio bene così collocato per l'eternità, perché il classico è tutto ciò che è eterno, che è dato una volta per tutte. Goethe, io l'ho sempre definito l'assessore al classico per eccellenza, infatti era assessore a Weimar, no? Però offrono davvero un prestigio incredibile. Cioè c'è una contropartita nell'essere un classico vivente, cioè esclude dal contemporaneo, dall'attualità. Non ho contemporanei, o sono morto io, in quanto classico, o sono morti tutti gli altri. Ecco, questa è la cosa importante del classico. Lei ha accettato con compiacimento, ma mi è sembrato anche con ironia questa No, celebrazione. no, senza compiacimento alcuno, senza Questa nessuna ironia proprio. ecco, Majakovskij diceva: a me spetterebbe, secondo il mio grado, un monumento da vivo. Altro che storie. volevo chiederle, questa dimora salentina non è soltanto una casa splendida. Piace, se le piace, Ma ma sarà io qui parte mi della ritiro tradizione. per la mia ricerca, questo si chiama l'immemoriale, come D'Annunzio ha avuto il suo vittoriale, questo è il mio immemoriale, l'oblio. La cattedrale, il centro, tutto quello che è storia, è preistoria o trentina anche, attualissima, è alle spalle, c'è il mare, finito davanti. E quindi esclude ogni storicismo, ogni rendiconto storico, proprio storicista. Ieri sera ha dato come un appuntamento per novembre a Copertino. Certo, quella è una patria celeste, no? Perché il santo dei voli occupa un grande rilievo nell'opera omnia. A bocca aperta si chiama, appunto, una sceneggiatura, partitura, spartito per il cinema. Per un film mai girato, ma sta a sé come opera letteraria. È un santo d'oltre cielo, nel sud del sud dei santi, che mi ha portato via almeno 20 anni di lavoro. Ieri sera con una battuta citava tagliare lo filo, E una di metafora Giuseppe quasi. Desa, sì. Sì, dice, quando era bambino diceva, vedo un bambino che reggeva un filo c'era poi un filo abbastanza lungo per giunta, c'era legato un passerotto, diceva, ma io lo faccio volare, gli do libertà, ecco, il filo lo posso allungare, cioè il bambino, no, 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 se lo vuoi rendere libero bisogna tagliare lo filo, diceva frate Asino, si faceva chiamare così. Poi non sapeva far niente, volava. No, volava. Ieri sera nella calca io ho cercato di chiederle un ricordo di un personaggio che forse più di altri ti è stato meno profeta in carica, del suo amico Vittorio Bolini. Volevo
Ma Bodini è ignorato addirittura su certe enciclopedie, quindi Vittorio, cose ben più gravi delle cittadinanze mancate. Ma intanto quando noi parliamo di quanto ricordiamo, ogni biografia, ogni tentativo di ricostruzione dei fatti è che non sia l'infanzia, ma proprio i primissimi anni, è davvero insomma una rappresentazione, cioè, non sono quei fatti che non furono mai per giunta, è la nostra ricostruzione, è la nostra revisione del mondo come volontà e rappresentazione di quest'attimo. L'ha detto molto bene anche Beckett a proposito di Proust, mi pare, no? Non si può parlare di quando eravamo adolescenti, di quando eravamo, ma nemmeno di un minuto fa. Un minuto fa eravamo altra cosa, oggi siamo ancora un'altra. Per cui ogni autobiografia è immaginaria e quindi ogni ricordo è immaginario. Il ricordante di quest'attimo non è il ricordato d'allora. Non è nemmeno il ricordante, se per questo, ma non vorrei addentrarmi. Stacchi un po' su me se vuole, e così ha più gioco. E vada su voi. No, ma è meglio, è più viva la cosa. Tanto io ho già detto delle cose fin qua abbastanza, No, eccetera. pensavo di fare dei piani No, no, d'ascolto. facciamo dopo il piano di ascolto. Adesso le consiglio, mi direte. Conversiamo un attimo, conversi con Pier Giorgio Giacchè e il professore Savarese, sono due professori, lui so come d'antropologia dello spettacolo. E docente invece di storia del teatro all'Università di Lecce, Nicola Savarese. Io ho guardato di là prima la macchina, se guardi di là è meglio, non scavalchiamo il campo. Sì. Affido la camera in là. Musica soprattutto. Un sottrarsi in attesa di che cosa? In realtà non c'è questo sottrarsi perché nel momento in cui usciva dalle stampe il volume di Bompiani dell'opera omnia di Carmelo Bene, già sgaiattolava fuori i prolegomeni all'immemoriale che la rivista che deve accompagnare questa fondazione che Carmelo Bene vuole qui a Otranto, dunque è già la prima pagina di un'altra opera, non so se omnia ancora o se è il secondo volume, dico, del resto Artaud è arrivato al volume 24 e ancora ne vengono fuori altri, dunque c'è speranza. Secondo lei Carmelo Bene che cosa pensa di fare di questa fondazione? Lo sa solo Dio se c'è. Che cosa pensa Carmelo Bene? Se c'è una cosa che non ha fondazione è depensamento, è quello che È un po' una Carmelo. contraddizione in termini, una fondazione. Ma si Ora, chiama si l'immemoriale, chiama però. l'immemoriale e d'altra parte Appunto. io dico sempre che quando non rimane più niente, l'unica cosa che rimane con cui giocare è il linguaggio e chi è maestro di stile e di linguaggio, beh, insomma, si salva sempre in corner, del resto Carmelo abituato alla domenica sportiva, dunque lunga vita al maestro. Le chiedo se vuol dire questa cosa della cittadinanza. Vabbè, è un piccolo fatto di cronaca, ma lo
No, io volevo precisare che il memoriale non sarà solamente una dimora autocelebrativa in vita per quello che avanza di questo spettro di esistenza, ma è tantomeno postuma, quindi non è solo un'autocelebrazione. No, come sempre io qui ho condotto le mie ricerche, ho fatto anche le prove più dure dei miei libri, dei miei spettacoli. E quindi sono i maestri che devono ricercare, ecco, ricercare, perché hanno già cercato. E invece per i giovanissimi, ai giovanissimi non resta che la cerca ancora. Magari la facessero, ecco. Per quanto attiene invece la cittadinanza otrantina, noi presenteremo con questi amici più avanti a Goffredo Fofi. In questo istante assente, ma stasera al Castello Aragonese. Al momento è differita perché non posso accettarla, in quanto una parte del Consiglio comunale, anche se una minima parte, non ha reso degno il Consiglio medesimo di una unanimità. Quando sarà degno di un'unanimità, magari cambieranno dei consiglieri, sconsigliati, senza dubbio. E ora pensiamo a Copertino.